300 iniziative tra visite, percorsi, itinerari, eventi e performance per l'edizione 2015 del Mecomuseo, che ha aperto i battenti lo scorso 16 maggio e che per 2 settimane aprirà le porte di arte, storia e cultura a cittadini e turisti. Fil rouge della manifestazione promossa dalla regione toscana sarà quel Nutrire il pianeta che nell'anno di Expo guida anche le iniziative della manifestazione toscana con una chiave culturale legata ai musei per una società sostenibile. Ci sono moltissime iniziative ovviamente legate più al tema dell'Expo, quindi ci saranno molte attività legate alla valorizzazione diciamo, di quello che è il patrimonio in collegamento alla nutrizione nel passato, in tempi recenti. Quindi si va da molte iniziative legate alla nutrizione nella preistoria, all'introduzione di piante per la coltivazione e poi appunto per l'alimentazione umana. Ci sono attività legate al patrimonio dove vengono raffigurati, non so, momenti di simposio, di banchetto, momenti di pranzi e di cene, compreso l'arte sacra che spesso riproduce appunto l'ultima cena. Così fino al prossimo 2 giugno si potranno visitare tantissimi musei toscani, scoprirli e riscoprirli con eventi sempre nuovi e pensati per coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Cultura che vuole abbattere le barriere, tanto che sono stati pensati itinerari speciali anche per ipovedenti e non vedenti, alla Casa Natale di Giacomo Puccini, a Lucca e al Museo Marino Marini di Firenze. Parleremo anche delle attività, per esempio, questo è importante, per il pubblico diversamente abile, perché anche questa è una sostenibilità del museo. È la possibilità di essere, diciamo, sostenibile per tutta la società e quindi anche per le persone che hanno degli svantaggi. La stessa sede che oggi ci ospita, appunto, sarà sede di un'iniziativa legata al tema della danza, che è uno degli argomenti, diciamo, ben presenti nella produzione di Marino Marini. E quindi questi laboratori destinati a persone con affette d'Alzheimer e destinati anche ai loro accompagnatori cercheranno appunto di creare un ponte con queste persone per parlare dell'attività fisica e corporea, che è uno dei punti dove appunto questo genere di pubblico trova più difficoltà nella vita quotidiana. E poi, immancabile, il percorso alla scoperta delle case della memoria, un itinerario nelle case natali di artisti come Pontormo, Leonardo o ancora Modigliani. Infine, Amico Museo sarà anche l'occasione per visitare i luoghi dell'arte e della storia posti sull'antico tracciato della Via Francigena. Tra questi ci sono il Museo di Benozzo Gozzoli a Castel Fiorentino e l'antico ospedale di Alto Pascio, nel Lucchese. Altra perla della storica Via dei Pellegrini è Monteriggioni, che proprio in occasione di Amico Museo ha presentato la stazione sosta del Pellegrino, un ufficio turistico che guarda al passato strizzando l'occhio al futuro.